Allora, cosa abbiamo visto? La covata già chiusa con sul cappuccio sopra e le larvette giovani. Sì, però non posso agitarmi molto perché qui c'è la regina. Allora, qui ci troviamo nel parco del Bosco in Città. La quantità. Sai che io metto sempre una lente quando devo guardare che non ci vedo bene se ci sono le covate. Ma è vero che la peregina ogni anno ha un colore diverso sul dorso? Gli metto un colore diverso. Calma. Il rapporto tra l'uomo e le api è un rapporto millenario. Noi abbiamo documentazione che nell'antico Egitto addirittura prendevano gli alveari e li portavano con le barche lungo il Nilo per andare a cercare i luoghi delle fioriture più importanti man mano che la stagione cambiava e cambiavano i luoghi delle fioriture. Quindi è un rapporto molto antico, ma anche perché le api producevano dei prodotti essenziali che erano, prima di tutto, gli unici zuccheri che si producevano erano quelli col miele. Poi la cera serviva, non avevamo la luce elettrica, candele, o con la candela o col lume a petrolio, sennò di notte non vedevi nulla. E poi anche sostanze per la salute, eccetera. E oggi alcuni prodotti ovviamente non sono più importanti come allora, ma le api restano un insetto di grandissima importanza se pensiamo che l'80% delle colture agrarie che vengono fatte per produrre beni alimentari sono fecondate dalle api. Le fioriture in città sono diverse, sono anche distribuite lungo il mese e l'anno, per cui danno risorse in diversi periodi, cosa la campagna non dà più. Tra un po' si verranno solamente distese di mais, alberate non ce ne sono, nei viali cittadini invece le fioriture sono frequenti. Quante api ci sono in un alveare? 50.000, 40.000. Ma perché in un parco? E lo sforzo di riportare un rapporto tra i cittadini è uno degli elementi della natura. Il parco è fatto, è un luogo dove i cittadini si rincontrano con la natura. E noi abbiamo messo questo apiario che periodicamente viene aperto alla visita dei cittadini, ma abbiamo fatto anche tantissimo lavoro con le scuole. Quanto vive secondo voi un'ape? 40 giorni. Ma voi che vi hanno già istruito tutti, io che vi dico io? Che il rapporto per esempio con i bambini con un'ape è prevalentemente un rapporto di paura. Che poi dopo ci punge. Ma basta! Non ci pungeranno. Sono pessimista. Il bambino ha paura perché è stato punto magari da una vespa e non da un'ape, ma lui pensa all'ape come un insetto che può pungere. E quando i bambini arrivano qua, apriamo le arnie, proprio li facciamo guardare dentro, gli mettiamo un cappello in modo che non rischino proprio la puntura e poi andiamo lì, gli facciamo vedere che si possono persino toccare le api, che sono degli insetti assolutamente mansueti, che non pungono nessuno, pungono solo quando si sentono minacciate. Poi ai bimbi gli facciamo assaggiare mieli diversi e loro acquisiscono questo rapporto positivo con un insetto che sta dentro la natura, che per noi è una tappa della ricostruzione di un rapporto molto forte e positivo tra le persone, i cittadini e la natura. Sarebbe un puntino nuovo. No, sì, guarda, ci sono delle larve lì. Delle larvette? Sì. Fate il giro, dai, fate il giro, andate di lì. Lo passiamo di mano in mano. Vedi che c'è qualcuno che ha l'occhio fino? La FAI, Federazione Apicoltori Italiani, si occupa in genere degli apicoltori classici, dall'amatoriale a chi lo fa come professione. Si occupa anche di cogliere interessi soprattutto giovani si avvicinano all'apicoltura, concorsi soprattutto, e poi iniziative per mantenere, perché i corsi sono un modo per avvicinarsi alle api, ma poi per gestire le api è necessario continuare nell'approfondimento. Io ho sempre avuto un po' la passione, fin da quando ero giovane, dell'apicoltura, una passione che ho, come dire, alimentato e portato avanti un po' da solo, studiando su libri. Un giorno, quando al Bosco in Città aprono gli orti, eravamo andati come ogni anno a fare il giro e ci siamo imbattuti nell'apiario del Bosco in Città. E da lì, è come dire, proprio mi si è aperta, come dire, questa porta, questo un po'
la realizzazione di questo sogno, perché ho scoperto che organizzavano dei corsi, c'era l'apiario, c'era la possibilità di portare avanti anche in ambito cittadino, diciamo, questa passione. E ho conosciuto lì, a parte i nostri maestri, ma anche altri ragazzi, altre persone che condividevano questa passione, con i quali abbiamo fatto ben due cicli di corsi, abbiamo fatto anche pratica in apiario e alla fine abbiamo deciso di metterci insieme e provare a fare un apiario condiviso. Il mondo delle api mi piace da quando sono bambina. Avevo un bisnonno che allevava le api in Germania e le guardavo sempre da lontano, ma solo da lontano, non mi avvicinavo mai. E con il corso che è stato poi organizzato dal Bosco in Città, che abbiamo frequentato, mi sono avvicinata la prima volta. Per la prima volta ho visto Narnia da dentro. E sentendo poi quel profumo, vedendo questi insetti che camminano, volano, ho fatto click nella mia testa. Quello che mi ha sempre affascinato è proprio il loro mondo, come, non come individuo, ma come si dice in gergo, macroorganismo. Ho preso quest'arnia qua che vedete qui dietro, che è la Topar Hive, che non è la classica arnia razionale da Dantlat, ma è un'arnia che si sviluppa orizzontalmente e vuole rispettare un po' di più il naturale sviluppo della ape, dell'alveare. Le api costruiscono il favo completamente da soli, ricavo sicuramente molto meno miele, ma non è questo il mio obiettivo. Non è vero quando si dice che noi le teniamo in cattività o che questo assolutamente no, anzi le curiamo, non le addomestichiamo, perché l'ape non è addomesticata, l'ape è libera, quando vuole se ne possono andare, tant'è che in primavera possono anche sciamare. Però hanno una casa, stanno lì, hanno la casa, le curiamo, bisogna stare lì dietro come trattamenti anche, come dire, sanitari, bisogna curarle, bisogna accudirle, ed è veramente, questo per me è meraviglioso. Nel mondo esistono 20.000 specie di api e la maggior parte di esse sono solitarie. Cos'è l'ape solitaria? È un'ape che non vive in colonia. Non ha una regina, non c'è regina e operaie come in una colonia di api da miele. Ogni ape femmina funge da regina e da operaia. Le api solitarie, nello specifico le osmie che allevo io in questa struttura qui, hanno una particolare predilezione per le piante da frutto. Sono tra le prime api a volare all'inizio della stagione, quindi già nei mesi di marzo e aprile loro sono pienamente in attività, e sono proprio quei mesi in cui vediamo fiorire gli alberi che poi ci daranno la frutta. Queste api hanno un particolare sistema di impollinazione che è diverso da quello delle api da miele. Le api da miele, quando raccolgono il polline, devono mischiarlo subito con il nettare per poterlo trasportare fino all'alveare. Quindi in pratica non esiste dispersione aerea del polline. Mentre le api di questo genere raccolgono il polline grezzo, e quindi quando volano per tornare ai nidi esiste una dispersione a pioggia di questa polvere di polline, che rende la loro impollinazione estremamente efficace. La coesistenza sulle stesse piante sia delle api da miele sia delle osmie porta a degli estremi benefici alla coltivazione della frutta. Sono necessari tre fattori per l'allevamento delle osmie: i nidi del tipo giusto, i fiori giusti, e a quello ci ha pensato il Bosco in Città con questo frutteto che ha diverse specie vegetali che copriranno tutti i bisogni delle api. E poi una cosa importante che sembra una cosa da poco, ma in realtà è fondamentale, è la presenza di argilla. Perché purtroppo, siccome le api costruiscono le loro celle con dell'argilla, se si trovano in una zona priva di argilla se ne vanno altrove. Spesso mi siedo davanti all'ingresso e le osservo, sto delle ore lì quando posso e le guardo. Lo voglio fare per me, voglio scoprire di più,
voglio fare qualcosa per l'ambiente, voglio fare qualcosa per i miei figli, voglio trasmettere la passione che poi è nata ai miei figli, alle mie amiche, ai miei amici, a tutti quanti.